Allora, buonasera, iniziamo questo consiglio comunale urgente. Dalla parola al segretario per l'appello. Annalisa Nalpin, presente. Davide Michelon, presente. Lorenzo Fabian, presente. Giovanni Bertoni, presente. Gloria Bergamin, presente. Lisa Basso, assente. Marco Fedegara, sì. Luca Racanello, presente. Franco Bortolazzo, Nico Cuniato, sì. Alberto Ceccon, sì. Rosa Brunello, sì. E Alice Torres. Beh, do la parola al segretario perché c'è una correzione da fare al deliberato. Sì, oggi pomeriggio, in tarda mattinata è arrivata una correzione da parte della società ASM che fa da capofila, che tra l'altro era anche evidenziata nella bozza di patto. Il comune di Meolo sono state rideterminate le quote, che ora sono 353.562 anziché 500.000 come era indicato il patto. Ecco, sono tutto qua, quindi la delibera sarà ovviamente, e anche il patto sarà corretta con questa nuova quota assegnata al comune di Meoli. Allora, abbiamo convocato d'urgenza il consiglio perché, contrariamente a quanto succedeva prima con le quote di ASCO Holding, ASCO Piave, per andare a votare all'assemblea che sarà il 29, c'è bisogno, per la nomina del CDA, c'è bisogno di una delega da parte del consiglio rispetto al voto. Per cui abbiamo convocato questo consiglio proprio per riuscire a darle in tempi utili, visto che l'assemblea è il 29 e che c'è necessità che entro fine settimana ci sia la delibera pubblicata e abbiano la delibera. L'ordine del giorno è fatto da tanti punti, c'è una modifica statutaria, ci sono delle variazioni, eccetera. Chiaramente noi stasera votiamo solo rispetto alla nomina del CDA, perché sugli altri punti, essendo comunque cose abbastanza tecniche, complicate, oltre che molto voluminose come studio, eccetera, ci asterremo con le nostre quote in modo da lasciare alla maggioranza dell'Assemblea la decisione rispetto a questo e al CDA. Do la parola a Gino Morosin, che ha seguito la cosa. Microfono. Siccome è qui, acceso. Allora, l'assemblea è stata convocata per il 29 di maggio, due assemblee, la parte straordinaria, come ha detto il sindaco, la parte ordinaria, la parte straordinaria prevede la nomina, l'allargamento dei componenti del Consiglio Comunale da 5 a 7 e l'altra diciamo che sono punti che la maggioranza di ASCO Holding deciderà da sola perché ha più del 50%, quindi noi non saremo influenti in nessun modo in quei punti e neanche perché noi abbiamo portato all'ordine del giorno solo il punto della nomina del Consiglio per la quota di minoranza, in quanto tutto il resto è di competenza della Holding che gestisce più del 50%, quindi non siamo decisivi sicuramente sugli altri punti. Quindi per quello che riguarda il punto della straordinaria abbiamo deciso di astenersi, per quello che riguarda il resto, cioè anche per il resto di non partecipare alla votazione, di delegare, cioè c'è stata pervenuta al Comune una richiesta di aderire al patto sociale da parte della ASM di Rovigo, che è una società partecipata dal Comune di Rovigo, e ha chiesto di fare un patto parasociale, non sindacale ma parasociale, che è finalizzato al solo voto dei due punti, il 4 e il 5, che nomina il consigliere che va dentro al Consiglio di amministrazione e il Presidente dei sindaci. La delega che chiediamo di dare è di dare a questo patto parasociale la delega, perché a questo patto partecipano 9-10 comuni, 10 comuni
che sono quelli usciti da ASPO Holding, come siamo usciti noi attraverso un cambio delle azioni, e in tutto rappresentiamo circa il 9%. Diciamo che Rovigo rappresenta il 4%, noi l'1,64%, e il resto dei comuni arriviamo al 9%. La delega è per fare un voto unico, che poi ci sarà una riunione, cioè entro tre giorni prima della votazione del 29, e questo patto sociale dovrà convocare i sindaci per dare le indicazioni su cosa votare, se votare la lista, cioè le due liste che sono presentate è quella del Rovigo, e la seconda lista è quella dei sindaci di Trevignano, Spreziano, tanto per capirci, e gli altri, esatto, ci sono due liste, e quindi non è deciso ancora su chi vota, però sicuramente il patto parasociale che ha provocato, diciamo, Rovigo è indirizzato a votare la lista di Rovigo, che prevede Quarello, cioè Cristiano Novello, non pare, Novello, come candidato consigliere, e non mi ricordo il nome, e comunque se lo guardiamo al presidente del collegio sindacale. Questa è, quindi sarà il sindaco, cioè noi dobbiamo delegare il sindaco a indicare i nomi. Altre cose, noi siamo titolari di azioni, 3.864.917 azioni. All'interno del patto rappresentiamo il 18%, Rovigo il 40%, e quindi noi e Rovigo potremmo essere decisivi su cosa votare. Non so se ci sono altri interventi su questo, domande? No, ho capito, Meo lo aveva 540.000. Sì, infatti, scusa, sulla prima indicazione avevano detto che avevano, non avevano sicurezza del numero. Sono 150.000 in meno, quelli di Meo. Per cui 353. Sì, e 353, 562. Un errorino, da poco. Sono 11 comuni della... sono 10 comuni di una società di Rovigo, perché Rovigo non è una crisi di per cui voi non, cioè, non avete ancora deciso su quale lista appoggiare. Stiamo presentando questa delegando Novello come candidato. Sarà 10 comuni più l'associazione a decidere chi appoggiare. Io credo che avendo il 40% della quota, Rovigo sia decisivo, il suo voto sia decisivo, e quindi se loro hanno presentato una lista che vuole essere pratico, credo che andremo in quella direzione, però non è ancora deciso. Una delega al sindaco di partecipare al patto parasociale, che poi è... Allora sapete che le liste sono due, c'è la lista con l'accordo della maggioranza composta appunto dalle persone che sono sui giornali ogni giorno, mentre l'altra che è quella della rappresentanza dei sindaci dissidenti, che hanno fatto un patto di sindacato, mentre il nostro è un patto parasociale. In cui deleghiamo solo ed esclusivamente per la votazione del CDA, la componente del CDA, e questo patto. Dopodiché ci riprendiamo in toto la nostra capacità di voto, e di volta in volta saremo liberi di votare come tutti gli altri. Altra cosa, il costo della pratica è tutto a carico di Rovigo, cioè noi non abbiamo costi. Quanto reddito? Non li hanno scritti, però siccome gli era vero per noi altri, non ho cercato il patto di sindacato. Per esempio, il patto di sindacato dell'altro comune, dell'altro gruppo di comuni, era sui 6.000 euro, 6-7.000 euro, che doveva essere suddiviso tra il sindaco, per cui. Ah, insomma, è un problema di Rovigo,
Rovigo ha designato questo avvocato novello, che tra l'altro è un avvocato di Treviso, per cui ha anche garantito la rappresentatività a un territorio che lo sostiene, quindi ci è stato fatto anche questa considerazione che abbiamo anche apprezzato. Gino tra l'altro ci ha parlato più volte. Anche forse di più di un paio di volte. Noi ci siamo molto... L'impressione è positiva, però l'impressione... Noi abbiamo anche molto dialogato con il comune di Miane, che è delle nostre... Ci sono di Valmarino, che è nella nostra stessa condizione, nel senso che con un pacchetto importante di azioni, tutto da di là, senza legami particolari, e che appunto anche lei sta portando avanti la scelta di fare l'interesse dei propri cittadini, che sono poi gestire al meglio le azioni a seconda di quello che succede. Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Bene, grazie e chiudiamo il consiglio comunale. Stiamo organizzando i due giorni.